Filmine Don Bosco. Proprietà riservata, libreria Dottrina Cristiana. Il Centro Catechistico Salesiano presenta... Immacolata. Nella pienezza dei tempi. Quando giunse la pienezza dei tempi, stabiliti dalla provvidenza per inaugurare sulla terra il regno della grazia, Iddio inviò l'arcangelo Gabriele in persona. Uno dei sette spiriti che stanno davanti al suo trono. Tutto il mondo freme d'attesa. La Grecia leva la voce con Socrate per denunciare l'insufficienza dell'uomo e fa appello a un dottore universale che venga ad ammaestrare il genere umano. Roma. Roma copre la terra con le sue legioni. Dal Campidoglio, il tempio di Giove Ottimo Massimo veglia nel plenilunio col suo tetto d'oro. I palazzi e le ville sono regge dove nulla manca all'ambizione e al piacere. Virgilio compone e declama il più grande poema della latinità, scrivendo l'epopea della sua nazione e della gente Giulia. Storici e poeti decantano la Roma eterna, l'aurea Roma, casa degli dei. Roma beata e indomita, caput mundi. Ma anche con le 600 e più religioni tollerate, Roma non ha religione. E l'uomo è triste. Bene poteva trovarsi in digiuni preparatori che finivano in orge. In tutti i visi e nelle anime ristagnano scetticismo e tristezza. Nessuno pensa ad asciugare le lacrime degli schiavi. Lo schiavo è una cosa senza nome che si vende, si noleggia e si regala come un cavallo o un carro. Gerusalemme. Iddio ha depositato il tesoro della salvezza in questa città, nell'oscura provincia di Giudea. La capitale del mondo non è nel Campidoglio, ma sul colle di Sion. Qui, nelle stanze adiacenti del tempio, si custodisce la Sacra Scrittura, rocca intangibile sul mare della perdizione e dell'idolatria. Il rabbino medita. Si sono avverate tutte le profezie date come segnale alla venuta del Messia. Quella di Daniele, registrata 6 secoli fa, scandisce alta e solenne una data. Dall'uscita della parola di far ricostruire e riedificare Gerusalemme fino a un unto capo, settimane 7 e settimane 62.
Vola, messaggero di Dio. Vola verso nord, oltre la Samaria, fino in Galilea, ad annunciare l'ora della redenzione. Nazareth. Qui, proprio qui, è la fanciulla cercata dall'arcangelo di Yahweh. Essa è in preghiera. Prega che venga l'ora di Dio. L'ora che il suo cuore sente imminente. L'angelo dunque mandato da Dio entrò da lei che era fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe. Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te. All'udire queste parole, Maria si turbò. Lode troppo nuova e troppo alta per la sua umiltà. Non temere, o Maria. Diventerai la madre di un figlio al quale metterai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo antenato, ed egli regnerà sulla discendenza di Giacobbe, e il suo regno non avrà più fine. La fede di Maria le permette di domandare candidamente in che modo potrà avverarsi quello che l'angelo annuncia. La Vergine Madre darà alla luce un figlio e lo chiamerà Dio con noi. Ovvero Emanuele. Questo è l'annuncio dato 8 secoli prima dal profeta Isaia. Lo Spirito Santo scenderà in te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà. Il Santo che nascerà da te sarà il Figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio. Eccoti la prova. La tua parente Elisabetta avrà miracolosamente un figlio. La fanciulla benedetta, prescelta fra tutte le donne, si prostrò e umilmente disse: Io non sono che una serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. In quell'istante il Verbo si incarnò. Maria e Gesù, d'ora innanzi, saranno inseparabilmente uniti per la salvezza del mondo. Eccola in viaggio, Maria, a portare la grazia. Percorrerà molta strada per raggiungere la regione montuosa della Giudea, dove abita Elisabetta, la santa. Essa porta il Messia. La redenzione è in cammino.
angeli volteggiano sulla loro regina immacolata. Essa porta in seno l'Altissimo. Essa è Maria di Nazaret. Incontro con Elisabetta. La prescelta da Dio a essere la madre del precursore. Veneranda sposa di Zaccaria, sacerdote di merito e virtù, conobbe anch'essa le meraviglie di Dio. Tu, Maria, sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Il cuore di Maria trabocca. I suoi occhi guardano il cielo e vedono oltre il cielo. L'anima mia magnifica il Signore, esulta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. Egli ha guardato con compiacenza la più piccola delle sue ancelle, ed ecco, d'ora in poi, mi chiameranno tutti beata.